Attenzione alle persone che si vogliono accollare. Sì, avete capito bene, accollare. È il classico fenomeno che viene subito dai nuovi Londoner da parte delle persone che stanno ancora in Italia. Tutti quelli che partono per l'Inghilterra stranamente diventano super fighi, super amici di tutti, ma non perché voi che state in Inghilterra vi sentiate tali, ma perché tutti quelli che stanno in Italia e che sono tendenzialmente in maniera veramente deep, no? Interiore, veramente così, sono fottutamente invidiosi del fatto che voi abbiate avuto le palle per venire in Inghilterra, sono invidiosi. E ragion per cui, che ragionamento fanno? Dicono, ah sì, chi l'ha fatto lo faccio anche io, così come molti hanno pensato di me. Quindi vi contatteranno persone che non vi hanno mai cagato per tutta una vita, non vi hanno manco fatto gli auguri al vostro compleanno, che se vi vedono in mezzo alla strada vi evitano, fanno finta di non vedervi, e invece vi contattano, ah ciao, che cosa stai facendo? E prima parte la fase numero uno, vi chiedono, diciamo, in linea generale, che aria tira lì a Londra. Dopodiché poi dopo inizieranno a rompere le scatole con informazioni su informazioni su informazioni su informazioni su informazioni. Evitate di rispondere, non siate sempre politically correct, perché c'è bisogno talvolta di mandare a cagare certi elementi. Io ho avuto davvero tante persone che ne hanno approfittato, perché io ero prima molto più coglione di quello che sono adesso, quindi davo informazioni, la pala a tutti quanti, poi venivano, li aiutavo anche in tutto, nel trovare alloggio, nel trovare addirittura un lavoro, tutto, tutto, tutto. Dopodiché quando avevano i cazzi loro scomparivano, quindi non vi aspettate che facciano diversamente, perché il 99% delle persone che vive a Londra vi dirà che ho perfettamente ragione. Ricordatevi inoltre che se vivete a Londra non avrete tempo da dedicare all'aiuto di persone. Certo, lo potete fare se è un amico per cui ne vale davvero la pena, ma ricordatevi che voi la mattina vi dovete svegliare presto, dovete dare il 200% sul lavoro. Quindi, se c'è qualcuno che vi chiede delle informazioni, e questo qualcuno non è davvero una persona che vi ha dimostrato il suo affetto quando ne avevate bisogno in Italia, mandatelo a cagare anche da parte mia.